Invece passiamo ad una fanciulla la quale è un'icona per quanti amano le storie d'amore, Giulietta. Giulietta è la protagonista di Giulietta e Romeo, Romeo e Giulietta, ma in questo caso l'opera si intitola I Capuleti e i Montecchi. È un'opera di Vincenzo Bellini, il quale era approdato dal Conservatorio di Napoli alla Scala di Milano, avendo grande successo, e poi naturalmente anche a Venezia, e quest'opera è stata scritta proprio per Venezia. Abbiamo la scena in cui Giulietta, della quale penso proprio sia inutile mi racconti la storia e le sventure amorose perché tutti le conosciamo, è il momento in cui Giulietta si trova vestita da sposa, ma lo sposo che le viene destinato non è l'amato Romeo, e allora rimpiange il suo amato chiamandolo, cercandolo, o quante volte o quante lo ha chiamato dal cielo, e lui ancora invece si fa attendere. Arriverà, ma sappiamo che poi gli sviluppi della vicenda porteranno Giulietta e Romeo alla tomba. Il ruolo è interessante, è scritto per un soprano davvero puro, e all'epoca non era qualcosa di tradizionale, siamo nel 1830, perché avevamo ancora delle cantanti che gradatamente abbandonavano una certa chiave vocale tra il soprano e il mezzo soprano per ascendere appunto a quelle vette alle quali poi lo porterà Donizetti e Giuseppe Verdi. Ma Giulietta invece è scritta per un soprano puro perché in quell'anno, siamo intorno al 1830, a Venezia, la parte di Romeo era ancora una volta svolta da una donna travestita da un uomo. Questo perché, dobbiamo tornare un po' alla storia dell'opera e al retaggio dei castrati che nel 600 e nel 700 imperavano, nell'800 invece incominciavano fortunatamente per loro e per tutti a scemare, però i compositori erano ancora attaccati all'idea della voce femminile che interpretava un giovane o un eroe. E allora ecco che Vincenzo Bellini scrive la parte di Romeo per l'amante Giuditta Grisi, e invece per Rosalbina Carradori questa squisita parte di Giulietta. Cecilia Rizzetto e naturalmente Nicola Stretta a pianoforte.
io non sono solito a fare complimenti durante i concerti che presento, però Nicola Spreda e Cecilia Rizzetto. Cecilia, vieni. Ma anche in competizione con tanti altri. Tra l'altro con molti musicologi abbiamo parlato, con Sergio Segalini, con Piero Violi, Beghelli, Conati. Il perché quest'aria non abbia una cavaletta? Perché di solito queste aree hanno un preludio, che abbiamo ascoltato, recitativo e poi appunto questo svolgimento della melodia. Ma generalmente, per non dire sempre, alla fine abbiamo quel momento rapido che risolve la situazione. Nessuno è riuscito a dare una risposta, se non che una melodia tanto sublime forse diceva già tutto in se stessa, senza bisogno di doverla agghindare con qualcosa di virtuosistico alla fine.